Come Confedir abbiamo ottenuto ulteriori due ordinanze di remissione in Corte Costituzionale della norma che ha bloccato la perequazione delle pensioni per il biennio 2012-2013. Sono già sette le ordinanze di remissione in Corte Costituzionale dopo che già la Consulta era intervenuta sul tema con la sentenza 70 del 2015 che aveva dichiarato illegittimi il blocco delle perequazioni per quelle pensioni che erano tre volte il minimo INPS. Il legislatore è intervenuto, ma è intervenuto male, secondo i giudici sia del lavoro, il Tribunale di Palermo, di Brescia, di Milano, di Genova, ma anche le Corte dei Conti, secondo la Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna, dell'Abruzzo, del Piemonte. Ecco che abbiamo messo a disposizione un modello di diffida, è possibile, grazie alla Convenzione Cura d'Amante, poter aderire a questi ricorsi, ma preliminarmente per la prescrizione è importante inviare il modello di diffida, inviarlo già ora nel mese di gennaio, per recuperare tutte quelle quote a partire dal mese di gennaio 2012 che per 2 anni non sono state date a chi ha avuto appunto un assegno dall'INPS, ma soprattutto anche per gli anni successivi. Abbiamo calcolato come studio ANIEF in collaborazione con Radamante e anche con Confedir e CISAL che mediamente per un assegno di pensione di 1.700 euro si sono persi 3.000 euro di arretrati e 1.000 euro di pensioni in più all'anno a regime. È una cosa importante, secondo la Consulta le pensioni devono essere agganciate al costo della vita e non è giusto infierire su chi ha lavorato tanti anni. Per questa ragione consigliamo vivamente di inviare questo modello di diffida anche in attesa della decisione della nuova decisione della Consulta e di ricorrere quindi per poter ottenere quanto dovuto dopo tanti e tanti anni di lavoro.